un aneddoto che ci può far sorridere oppure che non ci fa sorridere affatto, di come è nato, cioè l'aggancio di Conte, l'incarico di Conte, l'ha avuto come? Da chi? È stato del tutto casuale. Allora, noi siamo andati alla ricerca di quanto di pubblico c'è, perché non abbiamo, ecco, non ci sono né retroscena né aneddoti, non abbiamo fonti privilegiate, abbiamo solo scavato su ciò che è pubblico, e in questo devo dire che YouTube è straordinario, insomma, e in genere internet. Allora si trovano una serie di documenti e poi le interviste di Conte, perché questa domanda gli è stata fatta, insomma. Allora quello che è possibile ricostruire è sicuramente un interesse non preciso di Conte per la politica, no? Aveva un interesse. Per 5 anni è stato nel autogoverno della magistratura contabile, quindi ha lavorato vicino ai 5 Stelle, ma la sua scelta come Presidente del Consiglio è avvenuta in seguito al risultato elettorale paralizzante del marzo del 2018. Non dimentichi che ci sono state 89 giorni di crisi di governo. Dopo lunghe trattative che non sto a ripercorrere, la scelta è stata dei 5 Stelle e della Lega di fare un'alleanza. A questo punto si sono trovati paralizzati su chi scegliere, e ad un certo punto i candidati sono rimasti due. Diciamoli. E uno è il Giulio Sapelli, che tra l'altro conosciuto tanti anni fa, un personaggio di sicuro spessore, un grande storico dell'economia, grande, e però un carattere eccessivamente vivace, no? Conte invece appare una persona dimessa, e i due galletti, che sono Di Maio e Salvini, lo hanno scelto proprio perché pensavano che dietro l'atteggiamento dimesso ci fosse un carattere dimesso. E lì hanno sbagliato di grosso. Oh, questo è un po'. Lì hanno sbagliato. Guarda che di questo grosso è il conte fudre della, veramente. Anche per me, anche per me. Sì, sì. Perché ho scoperto che dietro questo atteggiamento dimesso c'è un carattere di una pacatezza che io gli invidio. Ed è la prima cosa che gli ho invidiato, cioè la capacità di mantenersi sereno, tranquillo, lucido di fronte ad ogni evenienza. Io invito tutti a vedere la sua prima intervista in Canada, al G8 del Canada, e la tranquillità con cui risponde alle domande. È il Presidente del Consiglio europeo Tusk. Ad entrambi ho posto quelle che sono le nostre priorità, cioè la riforma della disciplina del regolamento di Dublino sulla migrazione e la questione della crescita, dello sviluppo. Per quanto riguarda il primo punto, ho chiaramente espresso la posizione di totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte che sono attualmente discusse. Riteniamo che siano assolutamente insoddisfacenti. Come è stato anche detto autorevolmente da altri partner dell'Unione Europea, l'Italia è stata lasciata sola in tutti questi anni nella gestione dei flussi migratori, e questo è inaccettabile. Se vogliamo un'idea di Europa forte, come tutti declamiamo a voce, dobbiamo anche tradurre questa idea e applicarla nei momenti in cui occorre mostrare solidarietà. Noi vogliamo un'Europa più forte, ma anche più solidale. Europa compatta contro i dazi commerciali, o l'Italia potrebbe smarcarsi? Bah, per quanto riguarda il problema dei dazi commerciali, siamo qui, come avete anche saputo, c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni anche molto veementi da parte del Presidente Trump e degli altri partner europei. Noi siamo qui adesso per valutare le varie posizioni, sicuramente come nelle nostre corde saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire anche le ragioni che spingono ad assumere queste posizioni e ci comporteremo di conseguenza. Quindi l'Italia sarebbe pronta a mettere il veto sulle sanzioni, appunto sul rinnovo delle sanzioni? L'Italia adesso valuterà, diciamo, le posizioni che emergeranno. Dobbiamo ancora iniziare il G7, quindi non mi chiedete adesso posizioni, perché nel confronto con gli altri partner valuteremo, e vi ho già detto, diciamo, che c'è questa sensibilità, una maggiore sicuramente
apertura al dialogo. Questo non significa stravolgere un percorso che è attualmente definito ed è collegato anche all'attuazione degli accordi di Minsk per quanto riguarda il sistema delle sanzioni. Io spero di rappresentare l'Italia meravigliosa, bella, che tutti conosciamo. Sono il portavoce degli interessi degli italiani. Sicuramente sono qui a esprimere una posizione forte politicamente, perché io sono forte di una legittimazione politica molto, molto intensa. Siamo appena passati a un voto di fiducia che ha dato, come dire, una larga maggioranza, e di questo voglio dire sono pienamente consapevole e sono qui a rappresentare in modo forte, deciso, determinato le nostre posizioni, gli interessi di tutti gli italiani. Sono il portavoce degli interessi degli italiani. Per cui è successo che hanno scelto la persona che non si aspettavano emergesse lentamente, al punto da oscurare gli altri due. Assolutamente. E allora il problema è: ma cosa porta ad oscurare? Porta la profondità delle idee. E lì arriviamo a questo libro che lui ha pubblicato, è una raccolta di saggi di 20 anni di studio, L'impresa responsabile. Ridotto in soldoni, il tema è questo: come fare, e lui se lo pone, come fare a rimettere sotto il controllo degli uomini l'economia? Ci vuole l'etica. E questo è un discorso che hanno fatto altri autori, tra cui Amartya Sen, Ulrich Beck. Cioè lui si ricollega alla parte più avanzata della riflessione anche degli economisti, no? E dice: bisogna che questo mondo cinico, sostanzialmente tendente unicamente al profitto, si dia una regolata, banalizzo ovviamente, attraverso strumenti che sono il concetto di responsabilità, il concetto appunto di bene pubblico, perché altrimenti non ne usciamo. Allora, quello che il marxismo porta come risultato della lotta di classe, lui da cattolico porta come esigenza morale, come esigenza che viene da valori che sono quelli del Vangelo. E lì ha avuto la fortuna di incontrare il papato bergogliano. E lì mi vergogno, ma lo confesso pubblicamente, ignoravo che a Firenze nel 2015 si era svolto un importante convegno ecclesiale dedicato al nuovo umanesimo. E allora questa sua filosofia che si propone è in realtà quella della Chiesa di Bergoglio. C'è una profonda assonanza, no? Un legame che si ritraduce in due cose molto semplici: dignità del lavoro e rispetto dell'ambiente, e questo comporta la lotta alle disuguaglianze. Ma lì il discorso, insomma, è bellissimo. Grazie, vorrei un applauso per Gregorio. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo.